Ben ritrovati con l'informazione di Metropolis Radio per la nostra striscia quotidiana su Castellammare di Stabia. È venuto a trovarci in redazione l'avvocato Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Monti Lattari. Buongiorno Mariella. Buongiorno a tutti. Ciao Tiziana. Partiamo subito con i temi caldi che riguardano Castellammare di Stabia. Scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, una brutta pagina per la città. Come Partito Democratico, ricordiamo che è un esponente del Partito Democratico, avete più volte segnalato possibili commistioni, no? Tra l'ex amministrazione e la criminalità organizzata che purtroppo sul territorio continua a dettare la sua legge. Era un provvedimento che tutto sommato vi aspettavate? Allora, una pagina più che buia. Io personalmente sono rimasta non scioccata, perché purtroppo, come dicevi, non è che c'è stato il fulmine a ciel sereno e ci aspettavamo questo provvedimento, anche se non ci aspettavamo poi di leggere le motivazioni di quel provvedimento. Quello è quello che rende, diciamo, la situazione più inquietante. E personalmente mi ha molto 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 sorpreso trovare la criminalità organizzata radicata così tanto non nella città ma all'interno delle istituzioni. Come Partito Democratico, hai detto bene, sin dall'inizio abbiamo posto l'attenzione sulla necessità di un intervento. Il segretario, il presidente del partito, tutti noi della segreteria abbiamo sempre spinto affinché si facesse la verità e la verità venisse fino in fondo. Una verità che ancora oggi non c'è ancora fino in fondo, perché al di là dello scioglimento credo che siamo soltanto all'inizio di quello che è la verità su Castellammare. Chiaramente ci saranno anche delle indagini in corso, come sempre avviene in questi casi, poi la relazione viene messa a disposizione delle procure competenti per i dovuti approfondimenti. Che cosa in particolare ti ha colpito di quella relazione? Allora, io faccio una premessa, io faccio un commento di carattere politico, perché certo, poi sarà la giustizia, gli organi preposti a dover verificare, perché molto spesso quello che è un titolo sensazionalistico poi si rivela essere meno di quello che è. Quello che mi ha personalmente, stavo dicendo, profondamente meravigliato è il radicamento nelle istituzioni, cioè pensare che chi delinque sia così vicino a chi amministra lascia sgomenti. Aver letto degli affidamenti che poi il capogruppo del PD Francesco Iovino da sempre ha segnalato con, diciamo, con forza, certo, e ha fatto spesso discutere noi in segreteria tanto tempo, è stata proprio questa macchina dell'affidamento diretto in maniera così sfacciata e così ostentata. Oppure quello che leggo sempre relativamente ai beni confiscati alla Camorra. Quindi io quello che, diciamo, su cui sono molto molto perplessa è che penso che, tolta la parte politica, che è quella che subito balza agli occhi di tutti quanti, bisogna andare oltre, bisogna andare nella macchina amministrativa, perché nessuno può pensare di amministrare Castellammare a bocce ferme con quell'apparato di dirigenti, dei funzionari. Quindi spero che si vada in questo senso fino in fondo, perché altrimenti nessuno sano di mente, a meno che non sia un masaniello, ma io pochi ne conosco di masanielli purtroppo ormai, vorrà amministrare Castellammare. Certo, questo è chiaro. Che cosa ti aspetti adesso, ecco, dai commissari? Perché adesso ovviamente i commissari hanno un compito particolare, l'hanno detto loro stessi, certo, avranno un compito di bonifica. Che cosa ti aspetti dal loro lavoro? Allora, mi aspetto che accanto ai commissari, io purtroppo lo devo dire, ci sia ancora la magistratura, perché da soli non possono sradicare nulla. Uh-huh. Ci deve essere a Castellammare una sinergia forte tra i commissari, diciamo, la magistratura e poi il versante dei cittadini. Devono mettere mano alla macchina amministrativa. Io non segnalo, non sono nessuno per dire chi o che cosa ha sbagliato, se non è preposto altre, però devono andare fino in fondo. Io penso che non si può sciogliere un comune per infiltrazione camorrista e poi non si individuano i camorristi. I camorristi non sono soltanto quelli che spacciano, quelli che sparano,
purtroppo stiamo vedendo sempre di più che il mafioso è un colletto bianco, sono i professionisti. Fatto un salto di specie la criminalità organizzata. Sì, si è evoluta, nell'involuzione si è evoluta, quindi fino a quando io non capisco e non capirò, non leggerò, non vedrò atti conseguenziali allo scioglimento, penso che sciogliere e poi non fare nient'altro non serve a nulla, perché il sindaco ha le sue responsabilità e vediamo se poi avrà responsabilità di carattere penale, però c'è tutto il resto. Assolutamente, anche una battaglia culturale, perché chiaramente al di là, diciamo, delle varie responsabilità, dei vari episodi, quello che emerge è una sorta di soggezione, no, nei confronti della camorra generale, non mi riferisco a singole persone, parlo di un contesto generale che a Castellammare purtroppo emerge dalle carte, da ciò che si racconta ogni giorno in città, e questa forse è la battaglia più dura da vincere. Tiziano, io sono una donna di 45 anni che vivo a Castellammare da sempre, sono una professionista, sono una che è iniziata, cioè ha vissuto Castellammare. È inutile dire che Castellammare non è una città semplice. Certo. La battaglia è soprattutto culturale, ok? I giovani di Castellammare sono cresciuti negli anni, noi giovani di Castellammare degli anni 80 abbiamo già vissuto il periodo più buio di Castellammare, dove non si poteva paradossalmente neanche uscire, non si stava. Poi si è pensato che tutto fosse cambiato a un certo punto magicamente, perché c'era un maggiore benessere, una maggiore libertà, una maggiore partecipazione. Ma in realtà, come dicevi tu prima, si stava solo cambiando il modo di fare camorra a Castellammare, quindi non c'erano quegli atti eclatanti che poi negli ultimi periodi abbiamo ritrovato. Certo. Quindi la mancanza della praticamente è come se ci fossero tutti quanti anestetizzati, ci siamo voluti convincere di qualcosa che non era, che però tutti quanti avevamo il sentore, cioè non siamo stupidi, viviamo in questa città. Quindi ti ripeto, bisogna dare una. Io non so da dove e come ripartire, però penso che qualcosa va fatto, perché più in fondo di come stiamo non possiamo stare. E poi quello che io condanno a me stessa, condanno a tutti gli altri, è il silenzio e l'indifferenza. Perché i problemi sono tanti, non tutti quanti hanno voglia di combattere, però il silenzio di tanti è quello che ha fatto crescere poi, secondo me, al mio modesto avviso, la camorra. Noi dovremmo impegnarci un po' tutti quanti insieme a fare qualcosa, ognuno di noi nel nostro piccolo, pure io nella mia vita penso che non ci debba essere neanche il silenzio. Lo diceva anche Federico Cafiero De Rao, parliamo di camorra, sì. Parlate di camorra, perché soltanto così si può. Non vergogniamoci, cioè esiste. Certo. Io quando sono stata candidata alle europee per il Partito Democratico a Castellammare ho raccolto un buon consenso, però ho fatto sempre una grande distinzione: dove andare e dove non andare, accanto a chi stare e accanto a chi non stare. Perché a volte la sete di raggiungere un 100 voti in più, 200 voti in più, che ha fatto sì che si faccia il patto col diavolo. Io questo patto penso che nessuno lo debba fare, faccio l'avvocato del diavolo, ma non il patto col diavolo, perché poi dopo è difficile. Assolutamente. Per quanto riguarda però la lotta alla criminalità organizzata, alla camorra, sicuramente una sfida culturale, è sicuramente compito della politica, insieme alla magistratura e a tutte le istituzioni, cercare di affrontarla in modo dura, repressiva, la criminalità organizzata, però è anche una battaglia che si vince con lo sviluppo del territorio, e qui forse la responsabilità non può essere addossata soltanto all'ultima amministrazione comunale, sono problemi che noi ci trasciniamo ormai da tantissimi anni. No, certo, perché sarebbe riduttivo, banale pensare che vabbè, l'amministrazione Cimino è il male assoluto, abbiamo fatto l'errore più grande, perché tolto Cimino non cambia nulla, perché il sindaco che hanno eletto i cittadini, espressione dei cittadini, noi dovremmo fare, ti ripeto, io attualmente non vivo a Castellammare da una quindicina d'anni o forse 20, abito nella provincia di Salerno, dove anche lì i problemi sono tanti, però la spinta al miglioramento è stata sicuramente più alta rispetto alla provincia di Napoli. Cioè, mentre la provincia di Napoli, Castellammare, Torre Annunziata, Pompei, in questi ultimi 20 anni
si è chiusa in se stessa in una spirale di degrado, ma degrado certo. Soprattutto culturale, non soltanto economico, la provincia di Salerno sta avendo un riscatto, un orgoglio, un sussulto di orgoglio. Quindi quello stesso amore che io vedo nella provincia di Salerno, nei nocerini, nei paganesi o uh-huh. piuttosto nell'amore della propria terra e nella voglia di mostrarsi migliore, quello che non rivedo spesso nel cittadino di Castellammare, dove spesso diciamo sa è come quella bella donna che sa di avere potenzialità estreme ma non riesce a concretizzare, perché Castellammare ha una bellezza invidiabile, certo. Ha delle potenzialità che ce lo diciamo, potrebbe essere secondo me la perla della Campania, però nello stesso tempo è vittima della mentalità della cultura stabiese, la sottocultura stabiese che è diffusissima. Tra l'altro siamo in un momento storico fondamentale, c'è la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da cogliere, ci sono opportunità di progetti da portare avanti con i finanziamenti europei che potrebbero, no, consentire questo cambio di passo alla città. Mi dici un progetto che ti piacerebbe, ecco, venisse realizzato, perché secondo te potrebbe davvero dare un primo segnale di svolta? Guarda, io sono rimasta molto molto amareggiata, ti dico, da quello che è accaduto sul porto di Castellammare, sulla mancanza del finanziamento sul porto di Castellammare. Io ci avevo creduto molto, avevamo discusso molto che così come si è pensato all'espansione e allo sviluppo del porto di Napoli, il porto di Salerno, dovesse essere conseguenziale il porto di Castellammare. Quando poi si è discusso e ho visto poi alla fine che Castellammare per l'ennesima volta ha avuto uno scippo, diciamo la verità, del finanziamento, io mi sono chiesta perché questa città dovesse subire sempre questo. Parlando in regione, perché sai, ho avuto modo di riferimenti. E loro, allora, la scusa principale è perché Castellammare non riesce a trovare una sintesi politica. E dietro a questa mancanza di sintesi politica avviene lo scippo, io dico. Se non decidete cosa ne volete fare voi del porto, come facciamo noi a dare i soldi? Su quello penso che la nostra città, per potersi sviluppare, ha bisogno di investimenti sulle infrastrutture, che sia il trasporto, il trasporto inteso come ferroviario e il trasporto marittimo. Allora oggi il tema della ferrovia, del trasporto della ferrovia, deve essere il tema, uno dei temi principali. Uh-huh. Chiunque viaggia sa che viene scelta una città in funzione dei servizi. Assolutamente. Se Castellammare non riprende i servizi ferroviari e il trasporto marittimo, non è una città che è destinata solo ad essere il parcheggio della penisola sorrentina piuttosto che di Pompei. Quindi che cosa penso che debba, su cui noi dobbiamo puntare molto? Sulle infrastrutture. Salerno è diventata quella che è perché ha avuto la capacità di costruire la stazione marittima, di avere una stazione ferroviaria e non ultimo il finanziamento sull'aeroporto. Certo. Noi sì, allora su che cosa pensa che bisogna puntare? Sulle infrastrutture, terra e mare. Perfetto. Ti volevo chiedere, ovviamente adesso ci saranno 2 anni, no? Per discutere, per cercare di fare sintesi sui programmi, ma forse anche sulle persone che dovranno portare avanti questi programmi. Il PD come approccia a questa sfida? Che punto è? C'è un tema di rinnovamento anche all'interno del Partito Democratico? Il Partito Democratico deve essere il partito centrale di questa discussione, perché nonostante tutti i suoi limiti, nonostante le tante criticità, i tanti scontri, è l'unico partito che esiste. Perché se guardiamo se ci guardiamo attorno non troviamo partiti così strutturati come il Partito Democratico. Quindi la centralità del Partito Democratico ci dovrà sicuramente essere, ma non la supponenza di essere, diciamo, il partito che determinerà la scelta del sindaco di Castellammare, perché prima si deve fare la coalizione, come a Napoli. Napoli è il mio esempio, l'elezione di Manfredi mostra che quello è il centro-sinistra su cui noi dobbiamo puntare, un partito che sappia fare anche un passo indietro rispetto alla scelta di un candidato sindaco condiviso da tutti quanti.
un partito che si siede e discute del programma di Castellammare, perché chiunque farà il sindaco sarà il candidato sindaco di Castellammare, certo. Deve essere strutturato, non deve essere assolutamente né calato dall'alto, deve essere scelto dai cittadini di Castellammare, ma che deve avere un'ampia coalizione, la coalizione che ha visto Manfredi eletto sindaco di Napoli, quella con il 5 Stelle, quelle con le società civili, e quello che potrà portare anche a essere candidato un non politico di professione. Perfetto, questa è un assist importante, perché chiaramente si sta discutendo molto in questi giorni sulla necessità di individuare una figura che possa guidare, no, questo rinnovamento di Castellammare. Bisogna però anche fare un'analisi concreta su quelli che dovranno essere i candidati al Consiglio Comunale, perché spesso poi il Partito Democratico ha vinto le elezioni del 2013, ha vinto le elezioni del 2016, poi all'interno della squadra si è accorti che qualcosa non andava. Stavolta forse non ci sarà la possibilità di sbagliare, arrivando da uno scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata che chiaramente riguarda un'altra amministrazione. Io non sono stata parte attiva negli ultimi 10 anni, diciamo, della vita politica stabiese, perché mi sono dedicata alla professione, a fare 2 figli, diciamo, a mettere in cantiere, diciamo, una parte importante della mia esistenza, però logicamente l'ho guardato, osservato, certo, visto, certo. non è che stavo su Marte. Nessuno può fare il sindaco di Castellammare se il Partito Democratico decide di fare il Partito Democratico come l'ha fatto negli ultimi 10 anni, dove è inutile nasconderci, ci sono state lotte personali e ci saranno sempre, certo, lotte personali. Se noi alziamo un po' l'asticella e ci guardiamo un po' attorno e capiamo che il partito non è casa nostra, e dove neanche a casa mia comando, figurati se posso comandare nel partito, si capisce che dobbiamo guardare altre esperienze di Partito Democratico, quello napoletano che ha portato, ti ripeto, a tante cose belle. E poi se si individuerà il candidato del PD, si darà il candidato del PD, ma non, cioè, a me non mi appassiona il nome. E poi una cosa importante, bisogna costruire attorno al candidato sindaco una squadra di persone, di professionisti di ogni genere, di ogni le natura, forze migliori, le forze dette, che poi magari migliori, che cosa significa, certo. Quello che deve prevalere, 2 cose, io lo dico sempre: competenza e indipendenza. Perché perfetto. Nessuno può candidarsi se dipende da qualcuno e se non ha competenze. Ti faccio un'ultima domanda sul tuo importante ruolo da presidente della Fondazione Monti Lattari, perché siete anche alla vigilia di un appuntamento importante, quello del fine settimana, con la presentazione del piano, giusto, dei Monti Lattari? Sì, io sono orgogliosa di essere presidente di questa fondazione, perché mi sta dando in quest'anno la possibilità di avere contatti con ben 27 comuni che fanno parte dell'ente parco, quindi andare dalla costiera sorrentina a quella amalfitana, e quindi di vedere le tante realtà locali, uscire un po' anche, come dico io, da Castellammare per discutere, perché Castellammare si migliora pure inserendolo in un contesto più ampio. Certo, prendendo il meglio da ogni. Sì, e quindi poi sabato faremo, avremo un convegno molto importante alla Reggia di Quisisana, il parco che vorrei. Si discuterà con tutti i sindaci che fanno parte dell'ente parco, con l'Università di Fisciano, il Dipartimento di Ingegneria, e con il vicepresidente della regione Fulvio Buonavitacola. Di che cosa si discuterà? Finalmente si mette mano al piano strategico del parco, che è lo strumento indispensabile per poter operare. Questo strumento noi l'abbiamo immaginato concertato, è la mia passione di sinistra, la concertazione, che verrà attraverso la sintesi tra le esigenze territoriali da una parte e il sapere scientifico dell'università e giuridico dei giuristi. Cercheremo di giungere ad una piattaforma di piano che poi sarà condivisa, spero con ampio consenso, e poi passerà all'iter regionale, perché come tutti i piani territoriali poi sarà sottoposto al vaglio della regione. Però diamo vita a quello che è l'inizio, e il secondo che faremo sarà quello legato al trasporto, perché non tutto si può fare tranne immaginare un territorio, come dicevo prima, non slegato dai servizi. Perfetto.
In bocca al lupo dunque per questa sfida, grazie per essere venuta in redazione qui a Radio Metropolis. Grazie a Mariella Verdolico. Grazie a voi per l'invito. Ci rivediamo a breve con nuovi appuntamenti su Radio Metropolis. Arrivederci.